appunto il nocino. Ed è qui Rosa per illustrarci la ricetta, dopodiché faremo anche due assaggi comparati tra uno commerciale e uno artigianale. C'è conoscenza che qualcuno usa anche l'antivigilia di San Giovanni, cingere il dolce con una corda di spago? No, non lo sapevo. Ve lo spiego io perché. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Sì, mi allaccio al 24. Perché? Che cosa accade il 20? Perché proprio il 24? Il 24 è il solstizio d'estate e la luna è in un momento particolare, in attrazione con la terra. E, diciamo, tutte le piante, oltre alla pianta di noce, anche altre piante che servono in erboristeria, la luna, attraendo queste piante, tira su la linfa dalle radici e quindi le piante diventano molto succulenti, di succo proprio, di linfa. Tant'è vero, perché poi il 24, dopo vi dirò le dosi, nella procedura per fare il nocillo, le noci con il mallo vanno tagliate a pezzetti, su un tagliere ovviamente. Noterete che quando tagliate le noci questa giornata, se passano 3 o 4 giorni, incominciano ad avere un aspetto diverso, cacciano la goccia quando viene tagliato, e quello è proprio il sintomo di tutta quella che è la sostanza vitale della noce, che è più ricca di principi attivi. Ovviamente nei principi attivi troviamo ovviamente la particolarità del nocillo, che è fortemente digestivo, che una volta veniva chiamata amricina in dialetto napoletano, che serviva proprio per aggiustare lo stomaco, per aggiustare le digestioni insomma difficili, e si usava bere il nocillo. Allora adesso vi leggo una ricetta antica della pasticceria napoletana, ve la leggo per le proporzioni, così se qualcuno vuole memorizzarle può memorizzare queste proporzioni qua. Allora, servono una trentina di malli di noce per 1 litro e 1/4 di alcol. Poi, ovviamente 1 litro e 1/4 di alcol. Servono 25 grammi di china, che troverete in erboristeria, 5 grammi di cannella, 2 o 3 baccelli di vaniglia molto morbidi e freschi, dove tirate fuori tutti i semi dei baccelli di vaniglia. Servono 20 grammi di caffè crudo e 10 grammi di caffè cotto in chicchi. La buccia di un limone, 2 limoni come vi piace, 10 grammi di chiodi di garofano, una noce moscata tagliata a pezzettini, schiacciata, 75 grammi di zucchero e 750 grammi di acqua, che vi serviranno dopo che il nocillo è stato in infusione per 40-50 giorni in un luogo oscuro e asciutto. Insomma, in un mobile lo potete conservare, una credenza. Tagliate a pezzetti le noci, mettete tutti gli ingredienti in un grosso vaso, riempite di alcol e lo fate riposare appunto per 40-50 giorni. Se sta qualcosa in più non fa niente. Poi preparate lo sciroppo di acqua e zucchero, che fate raffreddare, filtrate una volta passato questo periodo di infusione, filtrate il liquido e unite alcol filtrato con lo sciroppo di acqua e zucchero. Imbottigliate questo liquore e aspettate un po' di mesi per l'assaggio, perché deve riposare un pochettino. Dopodiché tutto quello che è la risulta del liquore non buttatelo via, perché potete fare un vino aperitivo da poter utilizzare per i vostri aperitivi. Vino rosso? Mettete 1 litro, un vino bianco, rosso, bianco è preferibile, perché già si tinge di scuro con il resto delle noci, perché sono ancora intrinse di alcol, serviranno a rilasciare quella nota alcolica al vino. Rimettete nello stesso vaso un'altra volta tutta la risulta del nocino, aggiungete 1,5 litri, 2 litri di vino bianco buono, bello profumato, e aspettate un mesetto. Dopodiché rifiltrate e
questo diciamo vino aromatizzato può servire per i vostri aperitivi. Con qualcosa vicino diventa simpatico e quindi avete riutilizzato gli scarti. Adesso io chiamerei Lorenzo vicino a me e ho detto io dell'attrazione della luna che attrae la linfa dalle radici in più verso la verso il frutto, verso i frutti, e quindi la corda molto probabilmente, se viene usata, viene usata per questo, a stringere un pochino la corteccia, sempre per far arrivare di più il succo, la linfa nei frutti.